L'occasione del 10 anni del settore migranti della cooperativa Labirinto è stata per noi quella di raccontare un po' questa nostra lunga e faticosa esperienza, ma appagante esperienza, usando un po' i linguaggi che abbiamo sperimentato con le persone migranti accolte nei nostri progetti, che sono quelli un po' universali dell'arte, della cucina, dello sport, e del cinema e dell'arte. E abbiamo quindi proposto una rassegna, chiamiamola così, che tocca tutte queste sezioni, che durerà un mese e partirà dal 23 giugno per concludersi il 21 luglio. E coincide anche con il ventennale del sistema SAI SPRAR di accoglienza del Ministero e con la giornata mondiale del rifugiato, che è il 20 di giugno. Sono tanti eventi proposti con la collaborazione di molte associazioni cittadine, con il patrocinio del Comune della provincia di Pesaro, anche della Mostra del Cinema di Pesaro. 10 anni molto intensi per la nostra cooperativa, è stato l'ultimo settore in cui ci siamo impegnati, la cooperativa ha una storia di 43 anni, però sono stati 10 anni che sono sembrati 43, nel senso che si è trattato di un'attività così importante anche dal punto di vista numerico, organizzativo e anche delle conseguenze da gestire. Insomma, abbiamo dovuto inventare un sistema di accoglienza in diretta e in emergenza, quando le prime necessità sono cominciate ad arrivare sui territori, la prefettura ci ha chiamati, ci ha precettati sostanzialmente per cominciare a farci carico dei primi arrivi e piano piano insieme alle istituzioni abbiamo creato un sistema di accoglienza a disposizione del quale abbiamo messo le capacità della nostra cooperativa. E di una cooperativa appunto con una grande esperienza, con un'organizzazione importante, anche con una certa cultura del fare sociale che non prescinde da garantire comunque la correttezza dei rapporti, il rispetto di tutte le forme di lavoro, nei confronti di fornitori e di tutti gli altri interlocutori. Ci sono stati anche momenti impegnativi, difficili, di difficoltà, abbiamo anche incontrato la diffidenza dell'opinione pubblica, magari che discendeva dalle dinamiche più nazionali che non locali, però riteniamo di aver fatto un buon lavoro ed è la sensazione che abbiamo, soprattutto per i riscontri che abbiamo dagli addetti ai lavori, quindi gli amministratori, funzionari, dirigenti che comunque ci hanno trasmesso sempre la sensazione di essere felici, di avere a che fare con noi e di essere anche soddisfatti del nostro operato.